Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Ah, che bello, finalmente una top 3. So che le top voi le preferite con tante cose, però inevitabilmente i prodotti da Softair non è che sono così variegati. Ecco che oggi vi faremo vedere le migliori mitragliette con loghi originali. Loghi originali, so già che ci saranno delle persone che lo diranno, sono esclusivamente quelle mitragliette ovviamente su licenza con i loghi originali, quindi mitragliette veramente esistite, che esistono e che sono state quindi replicate da Softair. Questo rimuove dall'equazione G&G, rimuove dall'equazione CIMA, rimuove dall'equazione tante care cose. Soprattutto ci saranno anche altre mitragliette con loghi originali che non sono presenti perché, come abbiamo detto, è una top 3. Ergo non abbiamo incluso tutta un'altra serie di robe, sennò sarebbe venuta una top 7, una top 8, insomma, quello che è. Vi dico che già che l'MP7 elettrico VFC Umarex non c'è, non l'abbiamo messo. Quindi mi dispiace, tutti gli amanti, è un'ottima mitraglietta, se l'è contesa, ma all'interno della top non c'è. Bando alle ciance e partiamo. Ovviamente, prima di cominciare ad elencarvi le tre incredibili posizioni, sigla. Al terzo posto di questa incredibile top troviamo il Vector. You just got Vectored. Troviamo il Vector al terzo posto per un semplice motivo. Quindi prima di elencarvi tutti i motivi per cui riteniamo sia ottimo, vi dico perché è qui e non è in prima posizione. Punto 1. Difficoltà di customizzazione. Lo customizziamo, facciamo delle robe incredibili, ma è veramente complicato. Soprattutto perché ovviamente ha tutte delle sue robe specifiche sia per gli interni che per gli esterni. Quindi è opportuno poi dopo andare a trovare tutta una serie di componenti che gli vadano bene, che tra l'altro sono tendenzialmente su misura, fatti apposta per lui, dedicati, e che quindi costano un po'. Alcuni addirittura non si trovano proprio e vengono creati apposta da noi, quindi sì, siamo incredibili in quello che facciamo, ma questo affare è altrettanto incredibile in quello che fa lui, quindi vuole poi la sua roba. Personalmente, anche se andrò un po' controcorrente, trovo che l'ergonomia di questo modello non sia proprio perfettissima, tende ad essere molto pesante sul davanti, soprattutto quando magari uno vuole andare a montare quella miriade di accessori che si possono trovare, ergo per me, top 10, la faccio io insieme al negozio, ergo potrò dire un po' quel che mi pare, personalmente ergonomicamente non è proprio il top del top, infatti poi vendono tutta una serie di cazzilli che vanno a modificare l'ergonomia di questo coso. Rimane una replica a mio avviso incredibile, è entrata all'interno del panorama videoludico, cinematografico e anche realistica a piede teso e non se n'è mai andata. Inoltre non vorrei sembrare troppo negativo, quindi vorrei anche fare un enorme pregio al fatto che questo sia un Vector che è stato adattato per funzionare da Softair, quindi è letteralmente unico nel suo genere, sia in quello che può essere considerato un lato negativo, ma anche in tutti i suoi lati positivi. Vedi il fatto che funzioni da Dio, vedi il fatto che sia stato realizzato uguale all'originale, e questo non è facile perché abbiamo tutto condensato in questo blocco qui, come l'originale, che ha tutta una meccanica interna che è fenomenale e di cui ho già parlato in un altro video, andatevelo a recuperare. Inoltre, sempre per dare il rovescio della medaglia, sì, ci sono 200.000 accessori e costano, ma ragazzi, potete letteralmente farlo diventare quello che volete, il che non è da sottovalutare, perché la miriade di accessori permettono letteralmente di renderlo su misura. È come se ve l'avessero fatto su misura come una giacca da sera elegante. Ed è elegante nonché meno. Non era corretto in italiano? Confermo la regia? No, vabbè, però la teniamo lo stesso. Mi rendo conto che più andiamo avanti, più avere una replica che è predisposta per avere tutti gli sganci che si possono modificare, per avere il calcio che si può modificare come va giusto con me, anche per poter per esempio andare a ribilanciare il peso, come il problema che ho fatto notare io, è una cosa che va presa in considerazione e che soprattutto va premiata. Potrebbe sorprendervi, ma il secondo posto non lo farò io, perché preferisco che lo faccia qualcuno che sul canale è stato un pochino assente, perché altrimenti sempre vedere la mia faccia vi annoia. Visto che le signore lo amano e gli uomini lo invidiano, ecco che faccio entrare War. Porco demonio. Secondo posto, boom! No, l'MPX, non c'ho i soldi per comprarlo, devo vendere la macchina e c'è da fare il cambio delle ruote quest'inverno. Perché è al secondo posto l'MPX? A parte che è bellissimo, ok? Per un motivo e uno soltanto, con tutti i difetti che si porta, è l'unica, ma dico l'unica replica decente a livello di meccanica
che c'è tra le mitragliette di fascia molto alta. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui dentro è un MCX, è un cavolo di gearbox V2 con dedicato il guidamolla, che non me ne frega anche questa acqua se è dedicato, perché tanto non dovete toccarlo, ok? Quindi va benissimo com'è. Perciò è quello che potete spingere con più semplicità all'inverosimile della potenza e del ROF, soprattutto perché alla fine la potenza abbiamo sempre gli stessi limiti. Potenza! Abbiamo brevemente calcio, quello sbagliato perché questo è quello dell'MCX, non so perché di serie ci sia questo, però è molto bello, regolabile e anche abbattibile. Collassabile. Non abbiamo le tacche di mira perché non ci servono. Abbiamo lo spegnifiamme ad M4 perché non hanno capito che il calibro cambiava. Caricatore dedicato che ha un innesto da, non lo so, 300 blackout qua sotto per inserirlo e che entra solo quando lo volete davvero col cuore, perché altrimenti non riuscite a incastrarlo. Non c'è verso che riesca a infilare sto caricatore senza tirare delle bestemmie. È entrato. Come piattaforma, personalmente, esteticamente mi piace. Ok, qua è cambiato il calcio. Abbiamo aggiunto la tacca di mira, attenzione. È stato tolto quell'obbrobrio di spegnifiamma che c'è di serie. E è un MP5 essenzialmente fatto meglio, per quanto mi riguarda. L'unico, il principale per cui è al secondo posto è perché davvero è l'unica mitraglietta con cui potete fare quello, ma ripeto, quello che volete all'interno. A meno accessori dedicati modificabili. Ad esempio... Boom, non ci sta nell'inquadratura. MPX, questo non è nostro, è un esempio di customizzazione alla John Wick 3, perché questo è quello di John Wick 3. Lunghissimo ed è, penso, l'unico... Non a caso, come il film, questo fa cagare. Non esprimo pareri personali su questa cosa. Però, effettivamente, vedete che si può trasformare tranquillamente in una carabina in 9. È comunque particolare e bello. Questo riesco a infilarlo. È solo col mio che non riesco a mettercelo dentro. Comunque, ripeto, si può rendere quello che preferite. Dentro più che fuori. Ed è con questi 20 kg di ferro che vi lascio al primo posto. Grazie e buona serata. Ci siamo divertiti questa sera in compagnia. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma è arrivato il momento di tirare le somme e rivelarvi chi c'è al primo posto. Potrebbe sorprendervi e allo stesso tempo potrebbe lasciarvi molti dubbi. Ecco perché prima di dirvelo vi ricordo di abbracciare i vostri genitori, dare un bacio d'addio ai vostri figli e controllare in descrizione perché c'è il link del Monopoly Software Shop, il negozio che vende attrezzatura da software e tattica ad ottimi prezzi, dove potete trovare tutte le mitragliette e gli accessori di cui abbiamo parlato e soprattutto noi, che siamo i vostri idoli, non gli adepti, idoli. In prima posizione dunque troviamo lo Scorpion CZ. Signori, è stata molto discussa questa nostra scelta, ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo consultato persone che lo utilizzano, come anche le altre repliche, siamo arrivati a questa considerazione finale, ovvero includere una piattaforma meno mainstream di altre, meno conosciuta di altre, perché è il perfetto connubio, tutte le volte, non ci si può riuscire, è il perfetto mix tra gli altri due modelli, ovvero è il giusto compromesso tra interni semi-dedicati, con la sua centralina, con le sue robe, ma comunque facilmente modificabili, più del Vector, il giusto compromesso anche per quanto riguarda gli accessori esterni, che sì, ce ne sono abbastanza, sì, può essere veramente reso perfetto per l'operatore senza andarsi a perdere in una miriade di pippole. E allo stesso tempo, visto che inevitabilmente il mio voto va e deve tenere in conto dell'effetto realismo, questo affare ha il blocco fine colpi. Quindi, come quello vero, quando avete finito di parare i colpi nel caricatore monofilare non ce ne sono più, quindi quando finite i colpi si ferma, non va avanti a sparare a vuoto, il che per me è una cosa che... Ovviamente c'è bisogno quindi poi dopo di andare a mettere un caricatore nuovo e chiudere l'otturatore. Non rimane effettivamente aperto, però c'è questa cosa che lo rende incredibilmente realistico da questo punto di vista. Abbiamo scelto il modello carabina perché sostanzialmente conviene sia per quanto riguarda la precisione, sia perché possiamo ovviamente andare a abbattere il calcio e renderlo compatto abbastanza senza andare a sacrificare ovviamente le performance in campo. C'è comunque in tre versioni, io adesso vi faccio una recensione flash, se volete vederne altre chiedetelo, che nel caso facciamo una serie completa su tutti e tre i modelli, sarebbe molto interessante.
Come ho detto, ha una centralina dedicata, funziona veramente bene, non vi serve andarla a cambiare a meno che non andiate veramente a strappare via tutto quello che c'è dentro, ma sono problemi da prendere in considerazione molto molto più avanti. Esterni incredibili, è comunque incredibilmente leggero, anche se la versione è lunga, perché come quello vero ci sono un sacco di componenti in polimeri, sono un sacco di componenti in polimero che lo rendono veramente iper ultra comodo. Personalmente mi piace, non è esattamente il mio livello di forme, ma come potete vedere mischia per bene geometria e curvilineità. Non vuol dire niente, perché geometria non implica che sia quadrato, però avete capito l'antifona. Calcio telescopico e abbattibile, ovviamente, molto comodo. Impugnatura molto comoda da utilizzare, che ci permette di arrivare comodamente a tutti i tasti. Selettore di fuoco ambidestro con anche raffica da tre colpi, esattamente come il Vector. Sgancio caricatori semplice e soprattutto flawless. E ultimo punto, che per me è incredibile, lo slap, che però potete farlo ma non va avanti a meno che non teniate giù questo coso qui. Insomma ragazzi, penso che sia letteralmente la cosa più bilanciata, il character, il personaggio per iniziare, più bilanciato e allo stesso tempo OP che si possa scegliere. Ecco perché l'abbiamo messo al primo posto. Prima delle conclusioni finali vi comunico che su tutti e tre i modelli è possibile fare tutte e tre le MC con le loro varie versioni. Ovviamente per Vector proprio senza dubbio ci vuole un MC apposta, come anche per lo Scorpion per certi versi, quindi per entrambi. Se avete dei dubbi o resto scriveteci direttamente su WhatsApp, che vi facciamo un preventivo dedicato per quello. Sull'MPX invece non c'è problema, perché come detto ha all'interno una roba V2 tranquillissima, normalissima, quindi possiamo andarla a pimpare come preferite. Questa era l'unica piccola cosa e vi comunico che a breve usciranno anche dei video aggiornamenti su MC1, MC2 ed MC3. Li faremo, così siamo tranquilli, perché l'ho accennato in vari video, ho fatto un video apposta sull'MC1, è opportuno farlo anche sulla 2 e la 3, così vedete effettivamente come performa. No, come performa no. Detto ciò, io non ho più niente da dire, spero che questa top 3 vi sia gustata. Ricordo che non è una top 3 mitragliette, ma è una top 3 mitragliette con loghi originali, secondo il nostro gusto, secondo le nostre idee, che siete liberi sia di non essere d'accordo che di commentare, dirci no, io ci avrei messo quella, no, io preferisco questa, no. E soprattutto si può anche stare qui a disquisire che cos'è che rende sulla carta una mitraglietta e non qualcos'altro. È un periodo fluido. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Vi ricordo di controllare in descrizione, trovate tutti i link delle cose di cui ho parlato, che potete acquistare ovviamente da Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, il negozio in cui siamo in questo momento, il quale vi dà la possibilità di vedere questi incredibili video e che soprattutto vi permette di rimanere sintonizzati con noi, che siamo incredibili e stupendi. Vi ricordo inoltre di venirci a seguire su Instagram, sul canale secondario su YouTube e di dare un'occhiata in generale a tutti i link che sono in descrizione, perché abbiamo un sacco di canali con cui facciamo uscire la nostra voce, le nostre quindi potete venirci a seguire su tutti quelli per non perdere mai niente. Io vi auguro un bellissimo weekend pieno di partite di soft air. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry!